Ci troviamo nel pieno della villa comunale di Augusta. Qui abbiamo il cosiddetto palco della musica, un grande gazebo, dove una volta, palco della musica appunto, c'erano negli anni 50 le esibizioni della banda musicale. Qui si veniva la domenica sera, pomeriggio d'estate ovviamente, c'era chi affittava le sedie, io mi ricordo ero bambino, le sedie erano messe accumulate lì, una sopra l'altra, e sapete quanto costava l'affitto? 5 lire. 5 lire o 10 lire, poi dipendeva dalle giornate. E si veniva qui ad ascoltare la musica, come si fa in certi luoghi della Gran Bretagna, degli Stati Uniti, dove la banda musicale suona la domenica per i cittadini, gratuitamente. L'affitto era solo appunto per la sedia. Ma perché siamo qui? Per testimoniare ancora una volta la decadenza delle nostre cose, ma soprattutto per mettere in evidenza un pericolo che è minaccioso ed è costante. Il pericolo che deriva da quelle lamiere lì, vedete della copertura del palco, queste lamiere, guardate lì, c'è una proprio che fuoriesce e ha un'ombra minacciosa, vedete addirittura c'è una punta che se dovesse cadere addosso a qualcuno potrebbe, non dico decapitarlo, ma certamente ferirlo in modo anche grave, se non addirittura ucciderlo. Adesso noi siamo qui a due passi dal commissariato della Polizia di Stato, e qui dietro. Allora, la domanda è questa: stiamo facendo una denuncia, no, in questo momento precisa. Se volete io faccio il mio nome e cognome, Giorgio Casole, è nato da Augusta, abitante, eccetera, eccetera. Volete, signori della Polizia di Stato, che faccia una denuncia scritta, o vi è sufficiente questa denuncia per mettere in evidenza questo rischio per le persone che gravitano in quest'area, soprattutto i bambini, ma anche i giovani che passeggiano, che stanno qui? O pensate che non ci sia mai nessuno? Intanto c'è qualche spettatore, sono i bambini. Non pensate che possa essere un gravissimo pericolo quella lamiera che fuoriesce dal tetto e che appunto se c'è una soffiata, un vento forte che soffia, un'aria quasi, un'aria leggera, un soffio di aria, può cadere. Allora, in questo momento stiamo facendo questa denuncia formale, verbale, alla Polizia di Stato, e crediamo e chiediamo anzi formalmente ai signori commissari, prefetti e non prefetto del governo che amministra Augusta di provvedere a togliere questo pericolo. Io credo, ne sono convinto anzi, che loro hanno la responsabilità. Qualora qualcuno dovesse farsi male, certamente sarebbero loro chiamati. In questo momento loro sono gli amministratori a tutti gli effetti del Comune di Augusta. Ritorneremo su questo posto per verificare se questo pericolo incombente è stato eliminato. Devo aggiungere, a onore del vero, a onore di cronaca, che già diverse associazioni di persone amanti della musica o sensibili a questo problema, soprattutto per il ripristino del palco della musica, in passato, durante l'amministrazione Carruba, hanno rivolto una richiesta formale per iscritto, addirittura dichiarandosi disponibili a svolgere un lavoro gratuito, volontario, con l'aiuto di qualche azienda esterna per ripristinare questa tettoia in lamiera. Hanno detto questi volontari: noi pitturiamo tutto, sistemiamo tutto. Addirittura c'era da celebrare un 150enario e quindi in quell'occasione avrebbero loro risolto questo problema. A quanto pare, e vi do la notizia, anzi per certo, la proposta non è stata accettata. Ecco, non è a quanto pare, cioè, volevo aggiungere, c'è sempre il solito gioco che non ci interessa perché la sovrintendenza, c'era un gioco del rimpallo delle responsabilità in sostanza, però non si capisce bene, questo è un parco comunale e non credo che sia oggetto di tutela della sovrintendenza. In ogni caso non credo nemmeno che la sovrintendenza possa dire no se vogliamo ripristinare volontariamente, rispettando la tipologia, dire no a un'associazione, a un gruppo di associazioni che vogliono volontariamente e gratuitamente ripristinare lo statuto quo ante. Non lo credo proprio, e quindi significa che neanche da questo punto di vista in passato c'è stata la sensibilità per questo tipo di cose. Restando comunque il fatto del pericolo, aspettiamo che i commissari provvedano con una delibera immediata, urgente, e lo possono fare essendo amministratori a tutti gli effetti, pro tempore, ma a tutti gli effetti.
Rassegna Megarese ti dà voce. Raccontaci la tua disavventura. Denunciare i disservizi pubblici è un nostro dovere. Puoi contattarci su Facebook, sulla pagina Rassegna Megarese o chiamando al numero 329 37 64 993.